Buonasera e benvenuti alla 15ª puntata di Ascolto Storie d'Amore. E la settimana scorsa ci eravamo bloccati con il nostro amico Denis. Buonasera a tutti. Che è qui presente. E appunto ci eravamo bloccati e io, come dico sempre, non bisogna mai interrompere qualcosa che si sta facendo, così come una storia d'amore, così come un film, una serie TV, eccetera eccetera. Noi stasera andiamo in onda da un luogo insolito, dal giardino dell'Eden, quindi se sentirete in sottofondo strani movimenti, brusio di cicale, grilli, canzoni, gente che urla, non vi preoccupate, è tutto nella norma. In realtà no, perché è colpa di Leonardo che non si può permettere uno studio. Non mi posso permettere uno studio, mi hanno cacciato dal mio e va bene. Allora, facciamo una piccola sinossi. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti con Denis che vede la famosa Cecilia che bacia il suo squinzio. Sì, praticamente... Allora, fammelo riprendere a me, sì. Va. Allora, eravamo rimasti praticamente che l'avevo incontrata con il suo ragazzo e si erano baciati e lei proprio all'ultimo mi ha visto e una volta che, diciamo, si sono lasciati... dopo che comunque si erano incontrati, ha chiamato me e voleva chiarire la situazione. Io ovviamente le ho detto, guarda, non abbiamo niente di cui parlare, fine. E lì avevo attaccato e ci eravamo lasciati con questo to be continued. So, adesso continua la storia, sarà un po' più leggera da sentire perché comunque adesso... Quindi tu dici che la seconda parte è molto più... Sì, è un po' meno noiosa, un po' più... ci stanno più colpi di scena. Ok, è perfetto. Più leggera, più carina da sentire. Perfetto. Quindi, se mi dai il via, io... Vai, possiamo ripartire. Possiamo ripartire. Vai. Dunque, quella settimana, una volta che lei mi chiamò, cioè diciamo che mi ha chiamato, ero abbastanza stizzito. E io ho detto, guarda, sta settimana me la prendo proprio con calma, non ci penso, continuo gli allenamenti, mi occupo della scuola perché comunque il fatto di essermi concentrato così tanto su quel libro che ancora dovevo darle mi aveva fatto, diciamo, mi aveva messo dei bei ostacoli sulla scuola, quindi dovevo impegnarmi anche lì. E finché capita che lei si presenta a casa mia. Ok, bene. Proprio a sorpresa, io non me l'aspettavo, si presenta a casa mia. Però non entra, non bussa e non fa nulla. Io andavo di fretta, dovevo andare a allenarmi, quindi ero anche in ritardo. Io ci andavo in bicicletta, dovevo farmi tipo 5 km, 4 km. E esco di casa, però neanche ci faccio caso. Mi arriva subito un messaggio. Io mentre stavo in bicicletta leggo questo messaggio. Era lei, mi fa, torna indietro, ti devo parlare, sono vicino a casa tua. E io ho detto, ma che cavolo stai dicendo? Lei mi fa, sì, torna indietro che dobbiamo parlare. Ho preso il telefono e l'ho ignorata, quindi l'ho lasciata lì. Ci riprova un'altra volta 2 giorni dopo, ok? In cui però prima mi avvisa e mi dice, guarda, io voglio veramente chiarire la situazione, però per favore vienimi incontro. E io le ho detto, comunque no, proprio non ne volevo sapere più niente. Passa questa settimana e capita che io vada, diciamo, vicino a dove abita lei, con la mia famiglia, quindi stiamo a fare una mezza specie di scampagnata. E alla fine prendo il coraggio e dico, va bene, vado da lei. Era poco, non mi ricordo se mattina o pomeriggio, comunque... Parliamo sempre periodo? Più o meno stiamo a marzo. Marzo. Marzo del 2018, ok. Cioè quindi tu sei andato in bicicletta da Rieti? No. Quello era per quando mi allenavo, ok? Ah, ok. Ti sto dicendo, era tipo un weekend. Okay. Io con la mia famiglia siamo andati a fare una mezza specie di scampagnata vicino a dove abita lei. E quindi ho preso una scusa, ho lasciato i miei e sono andato a piedi da lei, ovviamente, però non mi è pesata perché tanto era un breve tragitto. E quindi di comune accordo ci siamo incontrati. Allora, all'inizio era, diciamo, abbastanza imbarazzante rivedersi dopo tutto questo tempo. Cioè, poi era la prima volta ufficiale che vi vedevate No, se ti ricordi... No, nel senso, però, cioè, seriamente parlo di... Ah, sì, seriamente da soli, esatto. Era la prima volta. Sì, poi l'altra volta avevamo detto che più c'erano state più occasioni, però questa, diciamo, era quella seria, la prova del 9 per chiarire, insomma. Bravissimo, infatti questa me la dovevi ricordare perché io non me ne ero proprio ricordato. Che succede? Era imbarazzante perché... sapevamo tutti e due che dovevamo chiarirci, che c'erano degli intoppi, c'erano delle cose che non ci stavamo spiegando.
il ragazzo suo, per esempio, io non ne sapevo niente, anche se già lo sapevo, però da lei non mi sono mai fatto, diciamo, chiarire nulla. Perciò, diciamo, iniziamo a camminare, ci incamminiamo e stiamo zitti. Cioè, si sente veramente solo il rumore dei passi, ok? Mentre noi camminiamo, lei attacca e mi fa: come stai? E io dico: sto bene, però non sono venuto qui per perdere tempo, quindi per favore dimmi cosa c'è da dire e finiamola. E lei, diciamo che ha visto questa risposta come un po' troppo aggressiva e se l'è presa un po' sul personale, ha detto: guarda, non capisco perché fai così. E io glielo spiego subito, là inizio proprio a sputare tutto. Io le dico: guarda, non mi piace questa situazione, non mi piace che tu tieni nascosta questa relazione, perché a me, se me lo dici, io non ho problemi, prendo e me ne vado. Non sto qui a fare il ripiego, non sto qui a fare pupazzo, insomma. E lei mi dice che le dispiace questa situazione, però è la prima volta che ha una storia seria, con il ragazzo si trova bene, mi ha raccontato come si sono conosciuti, ho iniziato a capire chi è il personaggio, qual è la coppia, diciamo, e quindi abbiamo passato circa 15 minuti solo a parlare di questo. Io poi le ho detto: va bene, ho capito, me ne vado, finisce qui. Tu però hai notato quando le parlava che magari una sorta cioè hai notato che poteva essere un po' combattuta, oppure... No, io ho notato che comunque mentre me lo raccontava, cioè lei era comunque, non era triste, però gli piaceva il fatto che comunque stavamo insieme a parlarne. Io invece, se a me guardavi in faccia, io in realtà di felice non avevo nulla. Lei invece era abbastanza entusiasta di raccontarmelo, perché comunque alla fine è più stato un rapporto d'amicizia che altro. Cioè, con me si è sempre confidata di tutto, tranne questa volta che ovviamente c'era questo inghippo. Ma scusa un attimo, io non ho capito una cosa. Ma tu fondamentalmente, tu per tu, le hai detto quello che pensavi di lei, quello che provavi? No. Cioè, tu quindi non le hai mai detto... Io ancora tenevo la resistenza che avevo sempre costruito dentro di me, in cui io non avrei... E lei non l'aveva capito? Secondo me sì, ma io ho sempre voluto credere che non l'avesse capito. Ok. Quindi per me ancora non l'aveva capito. Perciò cerco di salutarla, proprio di lasciarla così. Lei mi ferma, mi dà, non mi ricordo, era un oggettino, forse il manico di un ombrello, ma perché era una giornata un po' piovosa, e mi sa che l'ombrello era il mio, quindi si era rotto mentre camminavo per il nervoso che avevo. Perciò me lo ridà indietro. Torno a casa e oltre a quell'ombrello che mi ha dato, mi ha scritto anche una lettera, ok? Non ricordo bene cosa ci fosse scritto in questa lettera, ma credo che l'unica cosa che ci fosse scritta fosse proprio un riassunto del tutto: non farlo aspetta, ok? E io lì proprio sono impazzito un'altra volta. Non farlo aspetta cosa, però? Non andartene, ok? Cioè, nel senso, lei non so che cosa avesse in mente. Beh, comunque sì, era molto combattuta. Cioè, nel sì, senso, combattuta, ma non capisco perché. Cioè, alla fine, lei da me che cosa voleva veramente? Io questo non l'ho mai capito. Mai, tuttora io ancora non l'ho capito. Cioè, nel senso, lei era fidanzata, però non voleva che tu te ne andassi, che quindi tu rimanessi, esatto, vicino a lei. Però forse lei non sapeva come ti voleva all'interno della sua vita. Esatto, capito. Probabilmente. E la impauriva. Esatto. E io ho preso il coraggio, poi non è stata neanche una cosa di coraggio, proprio così, d'impulso, le ho scritto un messaggio e ho detto: tu non mi puoi fare così, però. Tu me lo devi dire adesso, chiaro e tondo, quello che vuoi. E lei mi fa: io non voglio che tu soffra, ma non voglio neanche rovinare questo mio, diciamo, momento della vita, in cui lei ovviamente starà con il suo ragazzo. E quindi ci siamo lasciati un po' così, un po' l'abbiamo messo da parte il problema, cioè abbiamo cercato comunque di parlarne facendo finta di nulla. Passa poco tempo, quindi iniziamo ad arrivare tipo ad aprile. Inizia ad arrivare l'estate, io avevo comunque continuato a scrivere il libro e faccio la decisione. Ok, una notte, preso dalla stanchezza proprio di tutto, mi era arrivato tutto fino alla gola, cioè non ne avevo più voglia di fare nulla. Ho scritto delle righe velocissime in cui giustificavo il motivo per cui il libro era ancora incompleto e l'ho lanciato. Gliel'ho proprio tirato sulla chat, gliel'ho proprio inviato, gli ho detto: guarda, leggetelo, basta, io non... chiudo qui. E lei, quando, non mi ricordo, lei già lo sapeva che tu stessi scrivendo un libro? No, per lei? No, okay. No, quella è stata, io ho detto: aspettati qualcosa da me entro stasera, ok? Io l'ho detto tipo verso le 9 di sera, alle 11 vi ho inviato questo libro. Poi ho spento tutto, ho spento il computer, ho spento il telefono, mi sono buttato sul letto,
e sono stato sveglio tutta la notte, ma non a pensare a lei, o a pensare a che cosa avrei fatto adesso, ok? Come sarebbero andate le cose? Cioè, se lei fosse rimasta, diciamo, colpita, che cosa avrei fatto? Sarebbe cambiato comunque qualcosa? O forse me ne sarei dovuto fare una ragione? Okay. Va bene, passa la notte, verso le 8 di mattina, perché comunque era una giornata lavorativa, insomma, lei doveva andare a scuola, io anche. Verso le 8 mi manda un semplice messaggio: per favore ci dobbiamo incontrare perché io ho pianto tutta la notte. Ok, lei ha letto praticamente la prefazione in cui io lì ho proprio dato il meglio di me, ho dato il meglio di me. Ha letto la prefazione, ha detto che si è messa a piangere, che mai nessuno aveva scritto qualcosa di così importante, di così vivo per lei. E mi ha detto che sono... poi questo me l'ha detto dopo ovviamente, però comunque mi ritenevo un ragazzo speciale, ecco. Quindi dunque, quando gli hai consegnato il libro, praticamente gli hai detto tutto, esatto, quello che provi per lei. Bravissimo, quello, cioè, praticamente è stato il giorno della mia confessione. Io gli, esatto, ho proprio detto: guarda, a me non è che piace, non è che è una cotta per te, io per te ci vado pazzo. Cioè, lo capisci che io per te questi mesi, questo libro, ci ho messo tutto me stesso. Una delle frasi più belle che hai scritto, se te la ricordi? Penso che sia mia, e anche altri amici miei che hanno avuto l'onore di leggere quelle poche righe, perché non l'ho fatto mai leggere interamente a nessuno. È proprio nelle prime pagine ho scritto che: guarda Cecilia, io vorrei che tu capissi una cosa, tu per me sei lo spettacolo di cui volevo possedere l'unico biglietto. Questa è stata la frase che io me la sono inventata, non so se è scritta da qualche parte, penso. Ma questa è mia, gliel'ho detta così per proprio fargli capire il concetto. E niente, lei c'è rimasta, però non l'abbiamo affrontato per finché non ci siamo incontrati veramente, che è stata la sera stessa in cui io ho preso, alle 9 di sera, ho preso l'ultimo autobus da Rieti, sono andato da lei, sono sceso alla fermata e mi sono fatto circa 7 km a piedi nel buio, in un bosco, ragazzi, in cui non passa una macchina, con la torcia in mano, cercando di arrivare a casa sua, perché lei purtroppo abita in un posto, diciamo, case sparse, ecco. Quindi, e tu che hai pensato in quei 7 km, in quel cammino tipo selva oscura? In quei 7 km ero in un misto tra paura, però ovviamente, perché stavo nel nulla e sentivo sempre scricchioli, le volpi, queste cose così. E poi un po' ero contento perché finalmente potevo capire veramente quello che succedeva, ora che lei aveva proprio un quadro perfetto della cosa. E poi dall'altra però mi stavo a preparare per il fatto che comunque era il momento o del rifiuto o comunque come dire, magari, guarda, me lo stavo proprio a sognare, dico: lascia ragazzo, si mette con me. Purtroppo quello... sono i film questi, cioè delle volte è così. Sì, quello proprio era il filmone. Sì, purtroppo sì. Perciò a una certa, quando arrivo da lei, suono e lei mi invita dentro, io dico: guarda, mi imbarazza entrare dentro, cioè sono i tuoi, non mi sento benvenuto alle 9 di sera in un giorno così, in mezzo alla settimana, erano poi tipo le 10:30 di sera, 10, quindi sì, ero arrivato proprio tardi e avevo comunque poco da dedicarle perché sarei dovuto tornare indietro e prendere l'ultimo autobus che da Roma ripartiva per Rieti. Certo. E lì mi parla, mi dice: guarda, è stato assurdo, io non so come hai fatto a scrivere una cosa del genere, cioè adesso ho capito perché quelle volte ti comportavi così, ho capito perché quelle volte che mi sembravi strano, che non ti capivo, adesso ho capito perché facevi in quel modo. E lei ha detto: adesso capisco tutto. E è stata un po' così, però, perché comunque stava sempre in una posizione scomoda. Certo. Okay? Non poteva né sbilanciarsi a destra né a sinistra. Il tempo passa, io la guardo e ho detto: guarda, io devo andare via. Lei mi guarda e mi fa: aspetta, me lo dai un abbraccio almeno? Era la prima volta che me lo chiedeva, perché noi non ci siamo mai abbracciati così proprio intimamente al buio di sera, faccia a faccia. Io la guardo e le dico: no, me ne vado. E me ne sono andato. Quindi io lì proprio con l'amaro in bocca l'ho detto, però me ne sono andato. Cioè, perché prima dell'abbraccio, cioè lei che cosa ha detto? Ha detto questo, che aveva capito quello che avevo provato io, però non si è espressa, non mi ha detto nulla. Io le ho detto: ma che ne pensi? Cioè, tu
io per te che cosa sono? E cioè tu hai fatto la domanda, insomma, cioè nel senso... No, non gliel'ho fatta direttamente, ma ho cercato di farglielo capire, cioè ho cercato di portarla su quel... E lei? Su quel discorso. E lei non si è espressa. Madonna, cazzo però, cioè come... Scusate, capisci, però... Cioè, capisci? A me queste cose mandano in bestia, come fanno a non prendere una posizione? Cioè, mo, non è perché c'è sta lui qua e io lo devo legittimare, ma tanto... so che è difficile prendere una decisione così importante, però cioè, è possibile che uno ti scrive un libro, ti arriva a casa dopo 7 chilometri di camminata a piedi, esatto, e non lo so, potrebbe essere il preludio per l'inizio di una grande storia. Ripeto, so che tu hai una posizione difficile perché comunque sei già fidanzato, però no, neanche di guarda, io tutelati, quantomeno di guarda, io amo il mio ragazzo, cioè no. Che cos'è questa spasmodica attesa di attendere la risposta di una persona con, cioè, capisci? Che sta continuamente sulle spine, il coltello che sta continuamente nella carne, cioè, ma io non lo capisco. Bravo, vedi, questa è la rabbia che c'avevo anch'io, però che non l'ho espressa, perché io stavo... Non è rabbia, è una constatazione oggettiva, perché c'è, cioè, uno cioè vorrebbe avere una risposta, pure negativa, però è sempre una risposta. Va bene, fatto sta che io ho subito questo suo silenzio, cioè nel senso, stavo anch'io lì ad aspettare qualcosa che succedesse, non lo so, qualunque cosa bastava che succedesse. Quindi torno a casa un po' deluso da questa mia da questo mio rifiuto, insomma, perché comunque un abbraccio adesso ai posteri io l'avrei accettato sicuramente. Dopo la pandemia sempre, però. Sì, sì, certo. E tornando a casa, niente, non succede niente, non ci scriviamo, non ci parliamo. Passa qualche giorno, arriva sempre il weekend, è domenica. E lei la sera prima, quindi il sabato, mi fa: guarda, domani vengo a Rieti, passiamo la giornata insieme. E ero abbastanza gasato di questa cosa, perché comunque sarebbe venuta per me, lei da me, e io mi sarei solo dovuto svegliare e basta. Mi preparo la mattina seguente, mi sveglio, mi faccio la doccia. Rieti era deserta, quindi... Era sempre... No, sì, era sempre circa aprile, insomma, prima settimana, perché adesso veramente i tempi sono corti, nel senso, sì, succedeva tutto di seguito. Non c'era più quella quelle settimane passate così ad aspettare qualcosa. C'era solo questa sospensione del cosa fare, ok? Quindi ci incontriamo, Rieti deserta, c'eravamo solo io e lei, che camminavamo e chiacchieravamo, insomma, sempre tenendo la cosa in disparte, finché a un certo punto io decido di portarla in un posto, praticamente un piccolo parco, ma proprio piccolo, che è isolatissimo, cioè proprio non ci passa nessuno. Ci siamo andati e proprio nel silenzio dei silenzi, le ho fatto leggere una parte di libro che però non le avevo inviato, ok? Che era una parte abbastanza sensibile per me, perché lì ci raccontavo anche i miei sogni su di lei, ok? Sogni proprio, sia quelli sognati, sia quelle mie fantasie, capito? No, erotiche? Possiamo dirlo proprio... Sì, ma non solo, ci stanno, ma... So così, accennate, perché non mi va di... Sì, cioè non mi andava di farle vedere. Beh, certo. Quel lato. Però erano cose abbastanza, abbastanza pesanti per me, perciò gliel'ho dato e ho aspettato in silenzio che lo leggesse tutto. E una volta letto, ritorna da me, mi fa: io vado a casa, quindi la riporto a prendere l'autobus. Silenzio, ma un silenzio veramente che ti uccide, cioè pare che fa rumore per quanto... Sì, ti taglia col coltello. Sì, esatto. E c'è l'autobus, ci avviciniamo e lei cerca di salutarmi, mi dà dei bacetti sulle guance e mi fa: ci sentiamo dopo. Mi giro, faccio due passi, poi mi viene in mente così all'improvviso, non so perché... Quella sera al 18esimo, in cui lei mi aveva chiesto di ballare, in cui io la potevo baciare, no? E lì, non so perché, mi sono sentito veramente il protagonista di un film e ho detto: cavolo, lo faccio. Mi sono girato, l'ho presa per il braccio, l'ho avvicinata a me e all'orecchio le ho detto, ma proprio pianissimo: guarda, quella sera io l'avrei fatto e sarei stato felicissimo. E basta, l'ho lasciata e me ne sono andato. E lei? E lei pure, non ha detto niente. Poi mi ha scritto un messaggio la sera stessa e mi fa: che cosa intendevi con quella sera? Detto, la sera in cui, ovviamente, l'ho detto, quel tipo di sera, e io ti avrei baciata, cioè gliel'ho spiattellato ormai, no? E lei sempre
ha usato la, la solita carta, non si è espressa, non dice nulla, dice solo ah, non me lo ricordavo, ah, ok. E quindi inizio a starci, sono veramente deluso di questa cosa. Quindi lei neanche se lo ricordava, cioè non se lo ricordava proprio. Sì, però secondo me faceva la finta vaga, nel senso voleva evitare sempre l'argomento. E io non l'ho mai capita questa cosa, o le stavo dando fastidio, o lei non mi voleva veramente scaricare, o non lo so. E fatto sta che continuiamo questo gioco, io continuo ad andare a casa sua verso le 10 di sera, capita una sera per esempio che lei si presenta con una lanterna cinese, quelle che si accendono con la fiamma, no? Ah, sì, sì. E io ho scritto il nome suo, mi sembra, lei mi sembra che abbia scritto anche il mio con un simbolo della pace, non lo so, insomma, una cazzata. E l'abbiamo accesa e ha fatto la storia. È la prima volta che ha fatto la storia su Instagram insieme a me, però ovviamente non mi ha taggato. Beh, certo. Perché se no erano cazzi. Sì, perché poi lei è sempre fidanzata. Sì, quindi. Sì, sì. E mette quella storia. E io continuo con questo bilico infernale perché veramente mi stava facendo impazzire. Arriva il momento della svolta in cui mi sono rotto i coglioni e le ho detto: oh, Cecilia, basta, per favore, ti do 3 giorni, 4 giorni, prenditi il cazzo di tempo che ti pare, io non ce la faccio più, mi hai rotto le palle, decidi quello che vuoi fare, o mi tieni in considerazione, fai qualcosa, ne parli col tuo ragazzo, gli dici quello che sta succedendo, fai qualcosa cazzo, o se no io prendo e me ne vado perché non voglio essere il tuo ripiego, non voglio essere il tuo burattino, non voglio essere un cazzo di niente, io mi sono rotto le palle di questa situazione. Proprio diretto, eravamo appena usciti sotto casa sua, gli ho detto in 5 minuti l'uscita è finita, proprio così, diretto. Non ci siamo parlati per una settimana, la settimana dopo la ricontatto sempre io, perché lei non si è fatta viva, la ricontatto io, che vuoi fare? E lei mi fa, che cosa intendi? Hai deciso che cosa fare? No, va bene, ciao, fine. Così è finita. Così è finita? Così è finita. Per me, in quel momento, così è finita, anche per lei. Mai più cagata. Ho smesso di seguirla sui social, ho cancellato tutto, non volevo più saperne un cazzo. Oh, ti giuro, sai quando ti senti sollevato proprio, ah, bello, cazzo, finita. E ho finito anche la scuola, ho iniziato a uscire i sabati sera, mi sono spaccato a bestia, proprio divertimento puro, sollevato finalmente con gli amici, senza... Sì, perché poi tu la stavi a via con un dramma fondamentalmente. Sì, cioè... ma a me mi pesava sull'anima sta cosa. Oddio, gli altri non se ne sono mai accorti, perché sono stato comunque abbastanza bravino a tenermelo dentro, però basta, finalmente non c'avevo più pesi, non ero più incatenato. Quindi l'ultima volta che l'hai vista, che vi siete sentiti... È stato a fine aprile. Fine aprile 2018. Esatto. Quindi tu da quel momento in poi hai proprio interrotto i rapporti, basta, diciamo, sì, con lei. Ho messo proprio spezzato le catene e via, basta. E lei non ti ha più ricercato? No, io ho fatto in modo proprio, l'ho proprio bloccato, ho proprio fatto tutto, ho fatto in modo che basta. E... immaginavo un epilogo diverso, però che io sono eterno romantico. Poi quindi... però passata questa foga, mi sono accorto e ho detto vabbè, sarò stato un po' troppo duro, faccio solo una cosa, la risblocco, quindi lascio comunque la porta semi aperta. E inizia l'estate, io mi diverto a bestia, ritorno al mio paesino, rincontro i miei vecchi amici d'estate, inizia a piacermi anche una ragazzina un po' più diversa rispetto. Quindi vai avanti, insomma, sì, nuove cotte, nuove esperienze, sì, nuove... Sì, sì. E mi diverto, insomma, risale l'hype in me, quindi ritorno un ragazzo normale, un ragazzo diciottenne che un giorno capita, però a fine estate 2018, quindi la stessa estate, faccio una storia su Instagram, una storia stupida, una storia semplice, era solo per far coinvolgere un po' di gente, me la visualizza anche lei e mi risponde. Mi risponde però con una foto, un video, non ricordo bene, in cui mi invia quell'oggetto che ti avevo detto che mi aveva regalato quella volta ci siamo incontrati. Ah, quell'agendina? No. Sì, la letterina e quel pezzo di ombrello stupido. Oh, okay. Mamma mia, mi fa odio ricordarmelo. E me lo invia. E io, ovviamente stavo parlando su Instagram e le ho scritto subito: perché te ne esci così? Perché lo fai? E lei mi fa: l'ho ritrovato stasera. E io gli ho detto: e che pensavi di fare? Che cosa vuoi ricordare più che altro? E lei mi fa: niente, è che mi fa un po' effetto. Ok? Io adesso li sto proprio leggendo, sì, i messaggi. Sì, sì, sì. Le fa un po' effetto. E io le chiedo: e perché solo adesso? Prima cos'era che non faceva effetto? E lei mi risponde: no, intendo che mi ha fatto effetto ritrovarlo. Io lì impazzisco e non ci capisco più niente. E glielo dico: guarda, Cecilia, tu non hai capito,
tu a me queste cose non me le devi far vedere, io ci sto male, lo capisci? Perché non te ne puoi fregare semplicemente buttare tutto? Non ha più senso tenere nulla, lo capisci questo? E lei se ne scusa e mi dice che ci sta male. E io impazzisco sempre di più perché lei è fidanzata, mi viene da me dopo tutto questo tempo e mi dice io ci sto male, fidati di me, io ci sto male, te l'ho sempre detto, non ti volevo appesantire, tu devi sapere che però se non ti cerco io ti penso comunque. E poi vedi, quando ti cerco tu ti arrabbi perché dici di stare male e io le dico guarda, io non ho mai contato niente nella tua vita, io ho sempre tenuto in disparte il mio sentire, ho sempre fatto il cane a prendere delusioni su delusioni, t'ho tenuta dentro come nessuno e non mi importava di nient'altro. Più il tempo passava e più diventava difficile contenerti. Quando sono esploso ho avuto paura, non avevo mai affrontato una cosa così grande e non volevo perderti. Pendevo dalle tue labbra, cazzo, non stavo in me e mi sono fatto incantare senza capire che non stavo risolvendo nulla, ok? Quindi ero proprio la rabbia dentro, gliel'ho detta tutta così. E ti dirò, stavo per abituarmi a tornare normale, a non avere più l'ansia di vederti sbucare da dietro l'angolo, a considerarmi un po' più libero. E tu vieni a rovinare tutto quanto ancora una volta, proprio così. E lei se la prende e mi dice, scusa se non mi sono mai accorta di nulla, ma tanto comunque non sarei stata capace di comportarmi. Che cosa significa che non sarei stata capace di comportarmi? Come adesso? Che non ti cerco pensi che me ne freghi nulla, ma se ti cerco ti faccio stare male e mi sento uno schifo, ma non voglio questo. E allora che cosa vuoi? E lei mi dice, l'importante è che sai che mi importa e che non vorrei mai farti stare male. Ma l'hai fatto, cioè nel senso... L'ha fatto, lo capisce. E alla fine io le dico, guarda, è inutile ritornare, che poi alla fine ha senso fare questi tira e molla, quante volte l'abbiamo fatto, sempre per lo stesso motivo. E lei mi dice, sì, che finiamo sempre per allontanarci. Il discorso si allunga, io mi stufo, a un certo punto gli ho detto, lei mi risponde, e forse un giorno lo accetterò, che cosa, che tutto quello che mi doveva dare avrebbe voluto darmelo, però forse lei non si sente abbastanza, forse doveva andare davvero così, e forse un giorno lo accetterà, ma non sa quando arriverà quel giorno, e io ho detto, pensa a te per ora, vado a vedere se riesco a chiudere gli occhi, buonanotte, e basta. Quello è stato... L'unico asterisco, diciamo, l'unica virgola di questo periodo in cui ti ho detto che era finita. Proprio quella notte è come se non fosse esistita alla fine. È solo stato, diciamo, un confronto che non serviva a nulla alla fine. Quindi ci siamo proprio separati. Secondo te ci si innamora delle persone sbagliate a volte? Sì, assolutamente. Io per esempio, lo chiarisco adesso, la mia storia con questa ragazza, con questa Cecilia... È stata una bella esperienza, per carità, non lo nego, però è stato tutto costruito nella mia testa. Io, la definizione più giusta è quando, te l'ho detto anche prima, quando metti le ragazze su un piedistallo, i ragazzi, insomma, comunque vale per entrambe le parti, quando metti una ragazza sul piedistallo e le attribuisci... La enfatizzi, le attribuisci cose che a te piacerebbero avere... Nella ragazza dei tuoi sogni, ok? Nella tua ragazza idealizzi, è meglio. Esatto, la idealizzi. Quindi praticamente lei per me, oltre a essere la ragazza che non conoscevo bene, ma comunque piaceva proprio a impatto fisico, visivo, anche comunicativo, ok? Nel mio immaginare, quindi nel mio tornare a casa e stare sul letto a pensarla, iniziavo a fantasticare, no? Quindi... per me lei quando uscivamo si comportava così, per me lei quando saremmo diventati un po' più grandi avremmo fatto questo insieme, ok? Quindi iniziavo a viverla veramente, ma... Progettavi senza di lei, è la cosa che ho fatto io, quindi io e te siamo uguali perché ci siamo fatti le pippe mentali, tra virgolette. Esatto, perciò dentro di me si è costruita l'immagine di una lei che però non è reale, o meglio, è distorta, certo. Ok? E è questo proprio che alla fine ha portato le cose così come sono andate, diciamo, nel senso non eravamo fatti per stare insieme, secondo me. Sì, improbabilmente. Cioè, quando io ho veramente aperto gli occhi, adesso ne parlerò, mi sono sentito, cioè, in disappunto, nel senso, tutto qua, capito? E quello mi ha fatto capire che alla fine la colpa è stata tutta mia, che non mi sono svegliato, avevo gli occhi appannati, annebbiati, e semplicemente avrei dovuto, non so, svegliarmi prima, semplicemente questo. Ma lei ti manca? Fammi raccontava. Vai. Allora, diciamo il post, il post traumatico. Allora, post trauma. Adesso entra quella fase della mia vita
di un ragazzo 19enne che ormai si trova a fare l'ultimo anno del liceo, e il mio unico pensiero erano gli esami ormai. E io comunque lei la incontro a volte, non lo nego, ci incrociamo per strada, perché comunque usciamo nella stessa città, frequentiamo gli stessi posti, quindi è capitato, però nessuna considerazione, nessun saluto, semplicemente roba del passato. E anzi, capitava anzi che condividevamo gli stessi viaggi, magari scendevamo con la stessa fermata, attraversavamo insieme la strada, così. Però niente, non ci siamo proprio mai cagati più, proprio per dirlo così in modo, sì, spicciolo. In modo spicciolo. E finché sempre, proprio appena finiti gli esami di Stato, quindi sto facendo un salto temporale di circa un anno, quell'anno sì. Non è successo nulla di che. Sì, certo. Ho solo fatto una vita normale, ok? Scuola, allenamenti, amici. Faccio questo salto temporale, arriviamo all'estate successiva, estate 2019, quindi l'estate dell'anno scorso rispetto alla data odierna. E sempre io che ormai mi ero trasferito da Rieti per un piccolo periodo, perché dovevo cambiare casa, sono andato di nuovo ad abitare vicino al paesino dove sta lei, Poggiomoiano, e capita che una volta compro il biglietto per l'autobus e incontro lei e una sua amica. Io però all'inizio neanche me ne ero accorto, loro invece sì. Prendo il biglietto, lo compro, mi giro e mi sento dire ciao, ok? Mi giro un attimo, vedo questa ragazza mora, mamma mia, poi era pure bella quel giorno, non lo nego, questa ragazza mora insieme all'amica. Sulle prime neanche la riconosco, però tiro avanti e me ne frego. Poi, 5 secondi dopo, realizzo, cavolo, ma quella era veramente Cecilia? Sì, era lei. Me ne sbatto, perché tanto alla fine non me ne importava. Salgo sull'autobus e niente, ascolto la musica sui cuffietti, mezz'ora di viaggio, come al solito. Scendiamo, lei praticamente me la ritrovo davanti, perché se stavamo aspettando che si aprisse la porta dell'autobus, mi si mette davanti e io niente, la guardo, perché ovviamente lei stava di spalle, quindi io la guardo. E stavo comunque a ripensare a qualcosina, insomma, solo ai momenti belli, ok? Perché i momenti brutti. Ti è passato proprio tutti i flash della vita. Sì, bravo. Però proprio in modo tranquillo, no? Perché era una cosa emozionante, proprio così, solo per ricordare. Scendiamo. Lei forse, non so perché, forse perché sapeva che io ero un grandissimo stronzo, si è sentita un po' in soggezione e ha fatto finta di parlare al telefono, ok, proprio sì. per evitare che io la guardassi e facessi cose così, ma a me proprio me ne fotteva altamente, perciò ho preso sulla strada mia, me ne sono andato e vado avanti e vengo a scoprire che lei ha iniziato anche a lavorare in una piscina vicino a quella mia, diciamo del mio paesino, in cui io e mia sorella saremmo dovuti andare qualche giorno dopo, ok. Io all'inizio ero un po' restio, però mia sorella continua a insistere, perciò io dico, va bene, sono d'accordo, vengo con te. Entriamo, andiamo in questa piscina, vedo che lei sta facendo la bagnina, mia sorella si attacca perché erano comunque vecchie amiche, perciò si salutano, io tiro dritto e niente, sto nel mio, praticamente mi metto seduto, prendo il sole e non faccio nulla. Vedo però che lei inizia a cercare l'attenzione, perché comunque si alza dalla postazione, gira intorno alla piscina e molto molto spesso si ferma proprio davanti al mio diciamo alla mia sdraia, no? E io continuo a fare finta di nulla. Diciamo che non so come definirlo questo, è stato proprio un momento in cui io ho capito che lei comunque stava cercando qualcosa, mm-hmm. Ok? E c'è da dire anche che era il momento in cui lei con il suo ragazzo non c'era più. Perché? Ah, si erano lasciati. Sì, si erano lasciati. E mo ti spiego anche perché. Perché questo lo stavo saltando, lo stavo dimenticando. Sì. Però è un pezzo importante. Non ho detto che mentre io stavo, prima di finire gli esami di Stato, succedeva una cosa importante, ovvero il ragazzo suo viene a sapere di me un anno dopo i fatti. Oh mio Dio. Che succede? Che questo suo ragazzo, in un modo o nell'altro, trova il mio numero di telefono e mi chiama una sera così, proprio in cui ero anche abbastanza arrabbiato, incazzato. E mi fa, ciao, ma tu sei Dennis? Sì, tu chi sei? Io sono Tizio, chiamiamolo Tizio, dai. Io sono Tizio e sono un ragazzo di Adriana. Ah, e sulle prime dico, vabbè, che cazzo vuoi? Cioè, io con te non ho niente da che spartire, quindi dimmi tutto.
E mi fa: guarda, niente, semplicemente volevo sapere se c'è qualcosa tra te e Adriana, no? E io gli rispondo: guarda, sinceramente non c'è niente, non so a che cosa ti riferisci. E comunque non mi va di parlarne, se vuoi sapere qualcosa scrivimi in chat. Perciò senza problemi spostiamo la conversazione sulla chat. E questo sto ragazzo veramente così, proprio da romanaccio, perché alla fine è un truzzo romanaccio del cazzo, che fa, mi scrive in chat e mi fa: dimmi tutto quello che c'è stato tra te e lei. E io allora, convinto che ormai sapesse già tutto, perché se si altera in quel modo e mi viene a parlare in così, gli dico che guarda, che comunque a me lei piaceva, ma alla fine non abbiamo fatto nulla perché lei era pazza di te, perciò non ti devi preoccupare di nulla. Però tu gli hai detto che avevi un po', cioè provavi qualcosa per lei? Le ho detto che semplicemente, gli ho detto semplicemente: guarda, sono stato veramente tanto tempo dietro a lei, ma alla fine non sono riuscito a concludere niente. Quindi, se tu hai dei dubbi su di lei, le ho detto: guarda, con tutto rispetto, è una brava ragazza, non te ne preoccupare. Cioè, quello che ha fatto con me, perlomeno, è stato nullo, nulla a che vedere con te. Gli ho detto semplicemente che è successo che mentre tu stavi in gita, qualche notte di, non ricordo, forse 3 notti durante una settimana, io l'andavo a vedere a casa sua. Ma non abbiamo combinato niente, a parte quell'episodio che ti ho detto della lanterna cinese e di quando abbiamo cercato di chiarirci. E niente, però lui inizia comunque a sentirsi un po' infuocato, perché comunque sta cosa gli dà fastidio. E io comunque gli ho chiesto: ma tu come hai fatto a sapere di questa cosa? E lui mi fa: no, niente, semplicemente ho visto che... Perché questo a quanto pare aveva l'account social suo, ok? Quindi che ha fatto? Questo, siccome è un po' un maniaco, è andato a leggere tutte le sue chat, e di tutte le chat ha trovato quella con mia sorella, in cui si parlava di me, in cui lei cercava di dire a mia sorella: convinci tuo fratello comunque a parlarmi, no? Cose così. Però molto borderline, niente di sospetto. Al che lui cerca le chat mie, e le chat mie sono tutte cancellate, perciò tutte le chat ce l'ho ancora io. E lui mi fa: niente, non me l'ha detto nessuno, ho solo ipotizzato sta cosa, e adesso che tu me ne stai parlando ho scoperto che c'era qualcosa sotto. Ok, quindi io, se me stavo zitto, alla fine poteva anche non succedere nulla. Vabbè, continuiamo a parlare, gli spiego anche che cosa è successo veramente. Ho scritto: guarda, ho scritto un libro per lei, niente di che, alla fine, cioè, gli ho detto solo quello che pensavo, lei è stata sempre dalla parte tua. E a lui sta cosa ha dato fastidio, perché nel mentre... mentre conversava con me si stava confrontando anche con lei. Lei stava cercando di nascondere tutto, e io, un po' preso dalla foca, ho detto: vabbè, adesso faccio lo stronzo, ma faccio il pezzo di merda. E quindi ho iniziato proprio a raccontare tutto. Ho fatto lo snitch, no? E ho raccontato tutto, ho fatto a spia. E una volta che ho raccontato tutto, questo inizia però ad attaccarsi anche a me. Mi dice: guarda, sei un pezzo di merda, la ragazza è fidanzata, no? Così. Io ho detto: Nino, guarda che io non lo sapevo, perché questa è riservata, te sto a dire, te stava dietro come, non lo so, penso una ragazza così non ti sta mai dietro così tanto. E insomma inizia a far megalomane, inizia a insultarmi, inizia a far cafone, inizia a far così, e io non me lo cago, io continuo a farlo parlare. Ho detto: vabbè, vai per le tue, non me ne frega un cazzo. Ok, finisce male, a lei mi scrive, mi dice: guarda, sei uno stronzo, ti sei inventato le cose, vabbè, cazzate. Cioè, era arrabbiata, poverina, è normale. Praticamente succede una cosa. Finito questo episodio, che anche questo è solo una parentesi, una virgola, ritorniamo a quando dicevo che stavo in piscina. E si erano lasciati proprio per colpa mia, ok? Perché comunque anche lui ha fatto lo stronzo, si sono messi le corna un botto di volte, quindi questa è stata, diciamo, l'ennesima... Una coppia di lia. Sì, ma perché poi alla fine, secondo me, loro non erano neanche compatibili. E è stata l'ennesima, diciamo, sventura loro. E perciò si sono lasciati. E quindi finisce questa giornata in piscina. Una settimana dopo ci sarebbe stata una festa al mio paesino, era tipo un fluo party. C'è anche lei, mi guarda tipo 3-4 volte. Io cerco di far finta di niente. Mezzanotte, l'una circa, io stando sempre con i miei amici, non avevo bevuto niente. C'era lei che era poco sobria. Però viene un amico e mi fa: ascolta, zio, c'è lei che ti vuole parlare. Lei chi? Cecilia. Che cosa vuole dirmi? Ti vuole parlare, faccia parlare. Io dico: guarda, io non c'ho niente di cui parlare con lei. Va bene, vado comunque vicino a lei, finché non la vedo piangere. Io dico: ma perché cazzo sta piangendo? Mi avvicino,
come dico, che cosa sta succedendo, ragazzi, mi scoppia a piangere in braccio. Io là, vista la situazione, tutti gli amici miei imbarazzati perché non sapevano che cazzo stava succedendo, prendo e la porto via. Stavamo in un parco, quindi le luci non c'erano, cioè era proprio buio. E lei che piange, io dico, oh, ma che te sta succedendo? Che c'hai? Ho detto, io non sopporto questa cosa, io non sopporto che tu quando mi guardi non mi saluti, non sopporto che tu fai lo stronzo in questo modo, non sopporto che tu lasci tutto alle spalle in questo modo. Io voglio che almeno di tutto quello che c'è stato tra di noi, che alla fine è stato niente, io le ho detto, guarda che non c'è stato niente tra di me, anzi tutto quello che ti ho scritto, tutto quello che tu hai considerato, lo devi considerare nullo, non vale più nulla, io di te non penso più quello che ho scritto, perché ho capito che era una cosa, come ho spiegato prima, l'avevo messa su un piedistallo, e ho cercato di spiegargliela questa idea, e lei invece mi fa, no dai per favore, almeno teniamo il minimo contatto, ok, almeno salutiamoci, almeno questo, salviamolo questo, no? E io ci penso un po', proprio così, senza sbattere più di tanto, le dico, va bene, dai, sono d'accordo, non fa niente, facciamolo. E mi ridà il numero suo, insomma, ci ricontattiamo, e la sera stessa mi dice, guarda, domani vieni in piscina, passiamo la giornata insieme. E io le dico di sì, ovviamente poi la stessa sera, comunque sembra full party, abbiamo comunque ballato un pochino dopo, ok? Però le dico di sì. Vado a dormire, mi sveglio tardissimo, mi ritrovo i suoi messaggi sul telefono, guardo il display e dico, guarda, basta, no, non vengo, non mi va. E da lì è finita. Proprio, sì, arriviamo ai giorni d'oggi in cui ho proprio mollato la presa. Cioè, avevo l'occasione di poter tornare e fare le cose in grandi, ma sei cosciente del fatto che lei non era quella che si rispecchiava nella mia testa, ho detto, non ne vale la pena. Quindi tu adesso proprio scarteresti l'ipotesi di un ritorno di fiamma? Sì, 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 ma io, guarda, tuttora ci parlo, ma non c'è più lo stesso fumo. Non c'è la scintilla, non c'è niente. Cioè sei proprio sicuro al 100% sì, che sì, tu sì, non... Sì, sì, io non sono più innamorato. È stato bello, per carità è stato bello, però... Guarda, non l'ho sentito di tante volte, la terza volta è quella che ti va bene. Lei è stata la prima, quindi mo aspetto le altre due. No, vabbè, nel senso, però tu adesso hai... cioè, quindi puoi andare avanti, ovviamente, no? Ma sì. È fisiologico. Però, cioè, tu rifaresti tutto quello che hai fatto per questa ragazza? Allora, con la mentalità di adesso, forse sì, forse no. Perché con la mentalità di prima io certe cose sue, certe scelte proprio non le accettavo. Invece adesso, lei adesso di nuovo è fidanzata, sta passando un bel periodo... tutte queste cose le accetto, cioè non mi sento più... Cioè nel senso prima magari ti dava... Sì, ti mandava in bestia, sì, no? Sì, anche se la mia posizione alla fine non contava nulla, perché io alla fine ero solo, diciamo, un amico un po' più... Sì, intimo. Un po' più intimo, e non potevo pretendere nulla. E in realtà io invece cercavo comunque di ostentare qualcosa da parte mia, che non so, mi aspettavo qualcosa in più, sempre qualcosa in più... E invece adesso no, adesso accetto tutto tranquillamente, per me lei è libera di fare quello che vuole, non ha problemi, anzi se vuole, se un giorno di questi capiterà un incontro potremo parlare tranquillamente, cioè la prendo anche come a ridere la situazione, cioè la storia, lo racconto senza problemi, però mentre lo vivi è diverso. Ti senti più libero adesso che hai raccontato tutta questa cosa in diretta, insomma, agli ascoltatori? Sì, diciamo che ho messo, diciamo, come si può dire, ho messo il punto, perché alla fine lo sapevano in pochi e adesso che l'ho detto, diciamo, a tutta la radio. Sì. Hai messo il punto, però vuoi ricominciare subito a scrivere, perché se metti un punto permanente è deleterio, invece se tu vai subito a capo, continui, così come nella scrittura, anche nella vita, no? Sì, sì, ma infatti io già sto sulla cresta dell'onda, perché ormai, diciamo, mi sono completamente ripreso. Se sto a raccontare questa storia adesso che veramente mi sono proprio completamente distaccato. Sì, ho estrapolato la mia persona da questa storia, ok, e l'ho resa oggettiva. Quindi praticamente ti ho raccontato oggettivamente la storia, vista dal mio punto di vista oggettivo, raccontando però i particolari che so solo io, ok? Perché se l'avessi raccontato quando ancora ero, diciamo, un po' sottone, avrei comunque esagerato, comunque storpiato, distorto la realtà. Quindi secondo te ne è valso la pena di innamorarsi di questa ragazza? Sì, sì ragazzi, innamoratevi tante volte, ne vale la pena, anche se magari certe volte non vi va bene, ma penso sia al massimo, cioè secondo me è molto meglio innamorarsi che amare alla fine, cioè se tu metti nella top 3, per me la top 3 è innamorarsi, al secondo posto amare, al terzo posto non so,
il contatto, la cotta, proprio i primi giorni, capito? Il colpo di fulmine. Però innamorarsi è proprio diciamo bello. Che tutto il processo che porta all'amore è bello, è, sì, è, sì, è travagliato, è bello, deleterio, bello, distruttivo, sì. Insomma. Anche sì. Perché tu no, cioè non hai più controllo di te stesso, ok? Sì. Quindi sei preda delle tue emozioni, preda delle sue decisioni, preda dei suoi sorrisi. È sempre nella spasmodica scelta che lei faccia nella spasmodica attesa che lei faccia la scelta esatto. Verso di te, alla e fine, ti venga a prendere. Alla fine ti dirò, quelle volte in cui ti ho detto, no, che lei mi teneva in bilico, da una parte sì, ci stavo male, però mi sentivo anche gasato, perché comunque quella possibilità c'era, non era del tutto perduta la cosa. Faccio ultime due domande e poi chiudiamo. Sì, sì. Che cosa ti manca di lei più di tutto? E poi se adesso ti stai cominciando a rinnamorare, partiamo dalla prima. Allora, che cosa ti manca più di lei? Che cosa mi manca di lei più di tutto? Ragazzi, non so... Boh, mancare non mi manca ancora molto, però se ti devo dire quello che mi piaceva più di lei, che ai tempi mi mancava veramente, era proprio parlarci, perché lei mi capiva, cioè nel senso è molto empatica e cioè me la faceva prendere bene, ok? Quindi se io c'avevo una giornata storta, a me basta semplicemente che lei mi dicesse: oh Dennis, come stai? Che hai fatto? Mi coinvolgeva nella sua, non so, routine. Cioè, sì, ma lei c'ha proprio è un tocco che lei ha, praticamente ti fa sta bene. Ce l'ha proprio nel suo essere, è solare. Quindi direi sì, penso il suo essere solare è forse l'unica caratteristica che a me manca veramente, ma proprio in tutte le ragazze che incontro, perché adesso ai posteri, qual era la seconda domanda infatti? Se adesso in questo periodo in cui tu la vedi cioè hai la capacità di rinnamorarti. Ecco, esatto, proprio di questo stavo a parlare. Il fatto che questa caratteristica che comunque in altre ragazze io adesso non vedo. Cioè trovare una ragazza che mi faccia provare quello che ho provato con lei, adesso ragazzi è diventato 10 volte più difficile. Cioè perché se prima tu hai avuto un'esperienza, è come, mo lo faccio una comparazione un po' brutta, però è come un po' la droga, no? Che ti dà dipendenza. Sì, okay. È vero, sì. All'inizio, ok, ci stava, è basso. Poi però c'è bisogno sempre di più, ok? Quindi l'esperienza precedente è, diciamo, piccola rispetto a... L'amore è una droga, poi, insomma. Sì, esatto. Perciò questa esperienza che io ho avuto un impatto, diciamo, tot, diciamo di 5. A me adesso serve un impatto 10, ok? È una cosa molto difficile. Non trovo una ragazza... Cioè, adesso le vedo più come amiche di chiacchierate, magari, mo lo dico un po' così... ci fai una scopata, mi piace questa, sì, sì, vabbè, sì, ci sta, a me piace cioè il sesso occasionale, sì, ma non proprio occasionale, comunque ci voglio parlare, non è che voglio fare solo una cosa così, una botta e via, perché non è che me fa schifo parlare con le ragazze, certo, però nel senso c'hai più difficoltà a ripercorrere lo stesso tragitto, anche perché sono un po' più restio, perché sempre per il fatto che comunque ci sono stato male. Io ho sempre paura di questa cosa, non voglio tornare a provare quel tipo di dolore o comunque quel tipo di sofferenza, ok? Perciò è difficile, cioè, te lo dico, per poter innamorarti devi veramente stare in pace con te stesso, devi capire le altre persone quello che vogliono e semplicemente devi accettarlo, non ti impuntare su una cosa e non fare in modo che tutto accada per forza, perché alla fine diventa bello solo per te ma non per gli altri. Certo. Potresti anche rimanerne deluso alla fine dei conti, quindi innamorati e basta e fatelo. Tutto quello che vi viene in mente non rimandatelo a domani, godetevi la vita e carpe diem. Carpe diem, come direbbe Orazio, che tanto piace a Davide. Allora, io ringrazio Dennis per questo grandissimo progetto socio-antropologico, sociologico, sì, chiamatelo come vi pare. E l'ultimo messaggio che ti senti di dire, di dare, allora, di elargire, pensaci. L'ultimo messaggio, guarda, davvero, io poi mi ritengo anche un po', non dico narcisista, però sono abbastanza egoista. E, messaggio per me stesso del futuro, qualora io dovessi riascoltare questo podcast, caro Dennis, se l'hai fatto è perché lo volevi, e non ci ripensare, non rimuginare, i rimorsi non devono esistere, fallo, l'hai fatto, basta, acqua passata. Perfetto, schietto, sincero, io vi saluto e vi do appuntamento per prossime storie in settimane, mesi e anni a venire. Noi saremo sempre qui, sarò sempre su questa sedia, perché
cambiano gli interpreti, ma la sostanza è sempre quella. Scegliete l'amore anche se deleterio, non sedetevi mai dall'altra parte del marciapiede, mai schietti e schivi e distratti dall'amore. Se glielo dovete dire, raga, diteglielo. Esatto, chiamate ragazzi, parliamoci chiaro, chiamate perché tanto più di prendere un dudipic e una friendzone non può succedere. Che comunque alla fine sono sempre esperienze. Sì, è sempre formativo, okay. È sempre formativo. Seguite Leonardo su Instagram. No, vabbè, no. Guarda, basta che se non mi volete seguire su Instagram, basta che venite qui, perché a me mi rallegra questa cosa, mi donate quel principio di pienezza che vado tanto cercando. Ok, senza dilungarci, arrivederci e grazie. Buonasera a tutti. Ciao.